Parola invece all'opposizione. Chiaramente adesso l'amministrazione di Fassino cercherà di abbellire il più possibile questo bilancio, per quanto bisogna riconoscere che chiaramente la situazione è quella che i fondi sono stati tagliati anche a livello nazionale, anche se parte del taglio è dovuto al fatto che Fassino a dicembre è uscito dal patto di stabilità, quindi adesso non è che può venire a dire ci hanno tagliato i fondi perché siamo usciti dal patto di stabilità, l'ha scelto lui, insomma ha sempre rivendicato una scelta. Comunque la verità è che la situazione della città è oggettivamente drammatica, noi ripetiamo sempre 4 miliardi e mezzo di euro di debiti, il fatto che al 31 dicembre il conto in banca, cioè la tesoreria, fosse di 2.781 euro, che quando uno lo dice non ci si crede, e quindi tant'è vero che hanno aumentato in questo bilancio le anticipazioni, sia proprio l'anticipazione di tesoreria della banca che ti presta i soldi per pagare gli stipendi a breve termine, perché se no non hai i soldi per pagare gli stipendi, cioè siamo veramente a rischio di queste cose, adesso stiamo anche indagando per vedere effettivamente come è funzionato il pagamento degli stipendi di maggio e giugno. E quindi chiaramente però la scelta è stata di riuscire a parificare il bilancio, magari anche effettivamente a cercare di ridurre un po' i debiti, però tagliando in maniera totale una serie di servizi a partire dal welfare che è stato veramente massacrato e aumentando tutto l'aumentabile, quindi mettendo le aliquote IMU tra le più alte d'Italia sostanzialmente, al massimo l'addizionale IRPEF, aumentata la TARSU, eccetera eccetera, quindi puntando soprattutto da una parte sull'aumento delle tasse e dall'altra sul taglio dei servizi, mentre invece diciamo della cosiddetta, adesso va di moda, spending review, cioè del taglio delle spese interne, si è visto abbastanza poco, per cui noi ripetiamo sempre il caso emblematico del portavoce di Fassino che guadagna 186.000 euro l'anno e ancora li guadagna, e posso anche darvi lo scoop che noi abbiamo appena depositato un esposto alla Corte dei Conti perché vada a verificare se veramente, dato che questa persona non è nemmeno laureata, è corretto avere un contratto di quel genere, dargli uno stipendio di quel genere. Però questa è solo la punta dell'iceberg, cioè ci sono tantissime spese. Abbiamo raccontato proprio anche in questi giorni sul nostro blog, sul nostro sito, un elenco lunghissimo di spese di investimento, progetti che poi il Comune porta avanti per milioni e milioni di euro, che magari sono anche utili, però magari forse in questo momento non sono particolarmente prioritari, cioè 2 milioni e 200 mila euro di nuove passerelle nel Parco Dora. È vero che sono finanziati con fondi europei, probabilmente regionali, cioè spesso sono fondi che arrivano già destinati a quello, quindi non si possono facilmente prendere e mettere da un'altra parte. Però comunque insomma, il fatto che vengano fatti dei progetti del genere, quando poi si va a tagliare il buono taxi ai disabili oppure si restringono i requisiti per gli anziani per avere un aiuto a pagare la retta della casa di riposo, effettivamente fa pensare. Ecco, restrizioni dei requisiti in che termini? Ma sono passate una serie di delibere nell'ultimo paio di mesi in cui ad esempio appunto si sono abbassati i limiti di reddito e di patrimonio per poter accedere per gli anziani, per i disabili, sì, insomma alle facilitazioni del comune, per cui ad esempio si è abbassato il limite del patrimonio immobiliare a 50.000 euro di valore dell'appartamento, per cui chiaramente avendo anche nel frattempo lo Stato rivalutato del 60% le rendite catastali con l'IMU, è molto difficile, un anziano che abbia già solo due stanze probabilmente ha una casa che vale più di 50.000 euro e quindi esce da qualunque tipo di agevolazione, per cui insomma sarà sempre più difficile, e tutto questo è fatto semplicemente con la logica di risparmiare, per cui insomma Fassino poi si mette a dire che non ci sono stati tagli, che tutto è stato mantenuto, la verità è che il servizio formalmente esiste ancora, ma le persone che possono accedervi magari sono la metà, oppure magari sono anche di più di prima, ma prendono un buono, come nel caso dei buoni taxi, un buono che è dimezzato o ancora di meno, per cui prima ad esempio il buono taxi dei disabili, dei ciechi eccetera era di 13 euro, adesso è di 9 euro, ma in realtà poi a seconda del reddito se ne deve mettere una parte, quindi magari sono solo 5-4, in più avendo aumentato l'altra settimana le tariffe dei taxi, insomma praticamente con questo buono taxi si può andare al massimo al mercato nel quartiere, cioè non si può andare attraverso la città, per cui insomma i tagli sul welfare sono molto pesanti, cioè alla fine io mi sono anche preso i dati, cioè il taglio sul capitolo sulle spese generali per anziani, famiglie eccetera, meno 22%, minori meno 17%, disabili meno 7%, l'unico capitolo in aumento però dell'1,5%, meno di poco, è stranieri e nomadi, per il resto appunto in totale è un calo del 14% su tutto lo stanziamento del welfare, che poi è vero che deriva principalmente, cioè più da tagli di fondi regionali e nazionali che da tagli di fondi comunali, però alla fine in sostanza diciamo per chi poi deve usufruire dei servizi interessa poco da dove vengono i soldi, e quindi insomma su questo noi siamo molto, molto contrari, anche perché poi alla fine comunque all'ultimo momento esce sempre fuori
magari l'agevolazione, per esempio all'ultimo momento ieri durante la discussione è stata approvata l'agevolazione dell'IMU con uno sconto, addirittura la richiesta del governo di eliminare l'IMU per il patrimonio dei grandi operatori immobiliari, di quelli che costruiscono interi quartieri e che ovviamente non riescono a vendere e se lo trovano sul groppone migliaia di case, che però forse potevano pensare prima di non costruire magari se non c'era domanda sul mercato. Poi capisco, cioè nel senso, chiaramente queste sono aziende, hanno difficoltà, però voglio dire, tutti siamo in difficoltà a pagare l'IMU, sono anche le famiglie che magari fanno fatica a arrivare a fine mese, qui chiedi 200-300 euro, eccetera. Per cui tra tutti, che è un accordo bipartisan, PD-PDL, votato da tutti tranne noi, vanno ad agevolare proprio questi, insomma, francamente fa veramente un po' arrabbiare.